in 2 giorni. Questi sono i problemi dell'Italia, il lavoro, la violenza sulle donne, qui la discriminazione. Sono andato 3 anni fa, perché ho fatto la domanda, appartengo alla classe operaia proletaria, ho fatto la domanda per le case popolari 2 volte, e tutte le volte mi chiedono, quando mi presento, cambia la prostituta sociale, ops, scusate il lapsus, volevo dire l'assistente sociale, cambia e mi chiede: ma chi è tuo padre? Io mi meraviglio, perché sono cittadino, devi sapere chi è mio padre. Sì, io ti presento l'ISE, che sono nullatenente, questo ti deve bastare. Però queste discriminazioni stanno andando avanti. Tanto è vero che, cosa strana, io mi sono iscritto al Partito Pirata Italiano e proprio ieri mi è arrivata la notifica via email che si sta discutendo all'interno del Partito Pirata, sapete, di Liquid Feedback, che ha presentato anche Santoro, mi sembra, giovedì scorso, sulla 7. Ecco, questi sono i risultati di Liquid Feedback. Espulsione di Davide Fabri dal Partito Pirata. Le motivazioni sapete quali sono? Perché io oggi sono venuto qui. Ma io sono venuto qui come appassionato di storia. Non sono venuto qui perché i pirati, i miei amici, i miei... e, diciamo, tra virgolette, compagni di lotta, pensano che questa sia un convegno fascista. E questa è la disinformazione che c'è in Italia. Io rischio di essere, ripeto, espulsione di Davide Fabri dal Partito Pirata. E bastano 10 pirati, bastano 10 pirati, dopo ve ne lascio una copia, bastano 10 pirati per essere, diciamo, espulso dal partito in cui credo. Il Partito Pirata non è un partito assolutamente fascista, anzi rinnega le idee fasciste, è un partito che in Germania sta diventando importante, sta in tutta Europa, in molti paesi c'è, e io rischio di essere espulso semplicemente perché oggi, è tutto scritto qui, dopo vi faccio vedere, perché oggi sono qui, venuto qui a Perugia per voler ascoltare quel che dicevano a questo convegno storico, ripeto, sottolineo, convegno storico sui 90 anni dalla marcia su Roma. Lei ieri ha mandato una mail ai giornalisti scrivendo che sarebbe venuto e che avrebbe fatto una conferenza stampa, ma né la direzione né tantomeno l'organizzazione dell'evento sapeva nulla. Sì, tanto per cominciare, io ripeto, io non sono un avvocato, non sono, io penso che in Italia, io mi rifaccio ai valori mazziniani del libero incontro, del libero pensiero, di poter esprimere le proprie opinioni liberamente, valori di Mazzini, valori costituzionali. Ho telefonato tra Bufani, ho chiesto se si potevano incontrare dei giornalisti al bar. È vero, forse dovevo dire che volevo fare una conferenza stampa, l'ho detto semplicemente, avevo bisogno di incontrare dei giornalisti al bar e come pubblico cittadino si può fare questo? Mi è stato risposto di sì. Io la prossima volta chiaramente mi muoverò diversamente, ma ripeto, non sono un avvocato, anzi abbiamo in Italia, solo a Roma abbiamo più avvocati che in tutta la Francia, questo fa anche un po' ridere perché magari uno pensa che siamo tutti avvocati, bene o male, però io non sono avvocato, sono una persona semplice, ripeto, appartengo alla classe operaia proletaria, ho 2 figlie e sono continuamente discriminato perché sono cittadino e anche perché sono imparentato con Benito Mussolini.